Alessandro, ma chi te l'ha fatta fare a tornare a Taranto? Allora, dunque, l'operazione che sto portando avanti dura un mese, il mio intervento in questa città, e dipende insomma da due motivazioni principali. Da una parte una questione affettiva, io sono legato a questa città perché ci sono nato, ci sono cresciuto, ho fatto le scuole qui. Dall'altra perché ritengo che questa città sia fortemente rappresentativa per quelle che sono le problematiche che puoi riscontrare in qualsiasi altra città del mondo. Per cui io come artista oggi che lavora sul tessuto, sulla vita così, ho deciso che, di connubiare questi doppi interessi e quindi di venire qui perché è il territorio migliore dove un artista potesse esprimersi. Il lavoro che sto portando avanti questo mese a Taranto si intitola Taranto Opera Viva. Opera Viva, lo voglio raccontare perché appunto è caratteristica del mio impegno, l'Opera Viva è la parte sommersa, si chiama tecnicamente la parte sommersa delle barche, delle imbarcazioni. È la parte sommersa, quindi la parte che è a contatto col liquido è più funzionale. Ho chiamato così questa mia operazione perché ritengo che la parte più interessante da accogliere e da raccontare di Taranto sia la parte appunto sommersa, parlando della pesca, parlando degli ori sommersi, parlando di tutto quello che non è visibile e che non viene ritenuto da conto, secondo me diventa un'opportunità, un compito che può dare credito all'arte stessa, insomma.